te con Sabrina Ritorto. Scottante, diciamo che sarà una diretta un po' polemica, che si chiama "E l'ordine dov'è?". Questo ve la dice già tutta. Quindi facciamo una riflessione su quello che secondo noi dovrebbe essere il ruolo dell'ordine in questa situazione. Martedì appunto Francesca farà questo webinar su come si richiedono, chi li può richiedere, i buoni di sostegno al reddito per le famiglie. Mercoledì io vi parlerò invece di coordinazione genitoriale, prendendo spunto da questo periodo, come la si sta svolgendo, quali sono gli apprendimenti che sto facendo in questo periodo sulla coordinazione genitoriale. Giovedì avremo un webinar, quindi o lo seguite su Instagram in diretta o vi iscrivete, ci sono ancora una cinquantina di posti perché ci sono già 50 iscritti, vi iscrivete tramite sito per avere anche l'attestato con il dottor Favaretto sulla salute mentale. Mentre venerdì l'avvocato Maione ci parlerà dei mandati dell'autorità giudiziaria ai servizi sociali, dandoci un punto di vista legale. Sabato invece Francesca, Erika e Sara vi parleranno dei concorsi, di come affrontare i concorsi, e domenica parleremo di spazio neutro, giusto per renderci la domenica divertente. Ecco. Scusa, e domani e dopodomani invece? Domani e dopodomani? Ti ho dimenticato. Allora, domani io so per certo che non ci sono io, cioè ci siete voi, non so dire okay. Che cosa. Sì, no, me lo ricordo, la ricostruzione del servizio sociale dopo il coronavirus. Perfetto, e domenica c'è un tema interessante che ho usato con Sara più volte, il coaching dei calci in culo. Efficacemente, peraltro. Cosa? Efficacissimo, che l'hai usato efficacemente. E allora ci sarai anche tu con me, che così testimoni l'efficacia del metodo. Ma posso mai lasciarti da sola durante una diretta? Ma dai. Ma proprio no. Allora, che fantastico calendario di appuntamenti. Noi mi pensi dipende, perché siccome non abbiamo una cippa da fare, cerchiamo di. Poi vi dico anche, prima di iniziare, che abbiamo anche stabilito i webinar per tutto il mese di aprile e quindi vado a vederli sui miei post-it, scusate. No, ce li ho. Ah, ce li ho Sara, perché io non ce li ho. Quali allora, sono i nostri webinar? Abbiamo detto che il 9 c'è il dottor Favaretto, sì. Poi aspetta. Il 16 c'è la violenza di prossimità, me lo ricordo, esattamente. Con due avvocati che sono l'avvocato Benetti e l'avvocato De Leo, che hanno fatto uno dei nuovi moduli del corso di coordinazione genitoriale proprio sulla violenza, quella che loro chiamano violenza di prossimità, altri chiamano violenza intima, quindi la violenza nella sfera familiare. Poi il 23 abbiamo il punto di vista giuridico sull'alienazione genitoriale con l'avvocato Maione. Perfetto. E il 30 abbiamo il lavoro di rete in situazioni complesse, quando la rete crea conflitto distruttivo, strumenti per evitarlo. Perfetto, ecco, quello sarà con me, tutti gli altri fa qualcun altro. Oh, questo è molto interessante. Dopo un po' ci si stufa a vedere la mia faccia, giustamente. Puoi fare post indicando il calendario con tutti gli argomenti? Assolutamente. Ci sono già. Sì. Erika lo sta facendo e quindi lo posta o l'ha già postato su Instagram e su tutti i social, quindi lo troverete a brevissimo, c'è cioè già sui social, ma lo rimetteremo spesso, così li trovate. Allora io direi che iniziamo. Partiamo. Con questa riflessione, quando Sara mi ha detto "ah, guarda quel film, Il buco", dopo un attimo di scemenza, scusate se lo posso dire perché il periodo porta anche un po' alla scemenza, ho visto il film sabato scorso e poi ci siamo confrontate con Sara, perché effettivamente è un film, a parte la fine di cui parliamo dopo, ma non facciamo un'analisi cinematografica, facciamo un'analisi di quello che interessa a noi, è un film che porta tante riflessioni e secondo noi porta una riflessione sia sul tema della responsabilità individuale collettiva, e questo ci ha portato, di cui però abbiamo già fatto una diretta io e Sara, e cercheremo di farvi avere il video, ma stiamo avendo un po' di problemi con i download e via dicendo, quindi scusate se siamo un po' lente.
secondo noi anche una riflessione sul ruolo politico dell'assistente sociale, perché poi la responsabilità individuale e sociale dovrebbe anche portarci, essendo dei professionisti, a ragionare sulla nostra professione. Quindi io lascerei però la parola a Sara, che è molto più competente di me in materia. No, ho anche studiato ieri sera. Facciamo riflessioni insieme e diteci chi l'ha visto cosa ne pensa. Allora, in breve il film, non spoilerò, vabbè, sì spoilerò, cioè nel senso, il film è ambientato in una struttura che è gestita da una cosa che si chiama amministrazione e consiste in un edificio in cui ad ogni piano ci sono due persone che vivono insieme per un mese e c'è ogni giorno dal piano più alto viene imbandita una sorta di piattaforma piena di tutti i cibi meravigliosi che scorre verso il basso, si ferma 2 minuti in ogni piano, tu puoi mangiare una volta al giorno solo in quei 2 minuti e poi la piattaforma scende al piano successivo. Ovviamente le persone che stanno in alto mangiano di più e le persone che stanno in basso rischiano di non mangiare. Inizialmente noi non sappiamo di quanti piani è fatta la piattaforma, la struttura, sappiamo che una parte degli ospiti è volontaria, ha scelto di andarci, per esempio il protagonista, e una parte invece vi è stata costretta come se fosse una sorta di prigione. Ognuno di loro può portare con sé un oggetto. Il protagonista porta il libro di Don Chisciotte, però ad esempio il suo primo compagno di stanza ha portato un coltello infrangibile e non rompibile. Cosa succede? Succede che sostanzialmente le persone che... L'altro elemento interessante è che tu rimani nel tuo piano con il tuo compagno di stanza per 30 giorni, poi la notte del 30° giorno è come se si spargesse nell'aria una sorta di sonnifero, tu ti addormenti e ti svegli in un altro piano. Il fatto che tu ti sia comportato bene o ti sia comportato male non significa che andrai in un piano superiore, quindi a stare tra virgolette meglio, o in un piano inferiore a stare tra virgolette peggio. È abbastanza casuale questa possibilità, per cui tu vivi tutto il mese con l'angoscia di dire: se sono ai piani alti mi ingozzo di cibo perché poi il mese prossimo non so se avrò da mangiare o no, se sono ai piani bassi come faccio a sopravvivere, raggiungendo dei livelli estremi anche un po' splatter sostanzialmente. Allora, tutte le recensioni parlano di un film che simbolizza il capitalismo sostanzialmente, cioè il fatto che tutte le recensioni che ho letto stanotte parlano di questo, cioè i danni del capitalismo. Io ci ho letto altre cose un po' diverse, nel senso che ad esempio l'ho trovato una metafora incredibile della pubblica amministrazione, cioè una delle persone che il protagonista incontra e con cui divide uno spazio è la persona che faceva i colloqui per la missione volontaria. Questa persona non aveva la più pallida idea di come funzionava all'interno, non sapeva quanti piani c'erano, tant'è che poi ci sono dei riferimenti mistici per cui all'inizio si pensa che i piani siano 250, poi in realtà sono 333 e due persone per piano per 333 piani fa 666, che è number of the beast, quindi è riferimento al diavolo. Queste secondo me sono un po' cose puramente cinematografiche, però praticamente questa persona che li accoglieva, gli faceva il colloquio iniziale, diciamo tra virgolette motivazionale, li inseriva, ma non aveva la più pallida idea di come funzionava, fino a quando non ha deciso anche lei di entrarci. E poi lei diventerà nel corso del film un po' l'agente del cambiamento, cioè sarà quella che inviterà il protagonista, adesso non mi ricordo come si chiama, scusate, mi viene in mente Gargoyle, ma è un altro film, no, che ho visto ieri sera, quindi cioè non... Goran, si chiamava Goran, e lo inviterà a provare a
rovesciare il sistema, tra virgolette, cioè a garantire in qualche modo, con le armi, purtroppo, cioè con la forza, con l'impegno della forza, che tutti mangiassero, ciascuno per ogni piano, la propria quantità di cibo necessaria, in maniera che tutta la colonna potesse mangiare. Quindi la rivendicazione dell'umanità e della condivisione tra esseri umani contro l'egoismo che è dato da quello che Elena diceva l'altra volta: quando le risorse sono poche, il mio poco mi sembra meno di quello che mi serve, anche se invece potrebbe essere più di quello che mi serve, però siccome è poco, mi sembra ancora poco. Io ho trovato questa cosa interessante, cioè come paradigma della pubblica amministrazione, cioè il fatto che chi ci lavora non sa come funziona, il fatto che ai piani alti si mangia bene, ai piani bassi non importa, il fatto che non esista la meritocrazia, per cui non è che se io sono bravo la volta dopo vado al piano alto e se sono cattivo vado al piano basso, cioè è molto efficace. E secondo me la segretaria ignara è una bella metafora di un assistente sociale che all'inizio arriva in un posto e non ha capito bene come funziona, e nel momento in cui invece capisce come funziona perché ci entra dentro completamente, lei è reclusa come tutti gli altri, in qualche modo si accorge e prova a immaginare una soluzione in termini di equità, in termini di condivisione, in termini di giustizia sociale. Ecco, questo era un po' il quadro, Sì. molto semplificato. Allora, a me ad esempio, perché non sono così addentro nella pubblica amministrazione, sicuramente rimanda quest'idea perché poi parlandone con Sara mi è tornata questa, cioè mi ritorna questa cosa. Mi ritorna nel senso, scusate, uso il termine, mi ritorna, ma è nel senso che mi ha senso. A me quello che ha molto interessato di questo film, dal punto di vista sociologico proprio, è il fatto che il protagonista va per un bisogno prettamente egoistico, cioè va per sé. Per smettere di fumare, poi che sia così, non è questo che ci importa, va per un suo bisogno. E si ritrova in una situazione che non avrebbe pensato, soprattutto si ritrova in una situazione che trova profondamente ingiusta. E nel trovarla profondamente ingiusta, già dall'inizio lui tenta di almeno nel suo compagno di chiamiamolo così, di stanza, di far uscire, di far venire un moto di solidarietà per tutti. E quindi inizia a dire a lui: facciamo le razioni, perché questa idea gli viene in mente ancora prima che arrivi la selezionatrice. Fa anche un tentativo di avvisare quelli sopra e di dirlo a quelli sotto. Poi si rende conto che quelli sotto perché mi dovrebbero ascoltare, quelli sopra perché mi dovrebbero ascoltare, cioè lui si fa delle domande. Quelli sopra mi dovrebbero ascoltare perché? Quelli sopra non mi ascolteranno, quindi tento di parlare con quelli sotto e tento di farlo convincendoli. Quelli con le parole, quelli sotto lo ascoltano, ma non lo ascoltano in realtà, nel senso che sono tutti proiettati e invasi dai loro bisogni. E il bisogno è sopravvivere. Per sopravvivere io ho deciso, che, anzi ho deciso probabilmente più un istinto, per sopravvivere devo mangiare il più possibile. Quindi la cosa, secondo me, metaforica, molto interessante dal punto di vista sociologico, è il fatto che, come vi diceva Sara, la piattaforma inizia al piano più alto. E vedete che all'inizio c'è tutta questa cucina meravigliosa, che potrebbe essere la cucina di un ristorante stellato, mega strafigo, in cui tutto è dosato proprio in maniera perfetta, è tutto preparato in maniera perfetta e la tavola arriva imbandita di qualsiasi come dire, cibo favoloso, meravigliosa, anche proprio dal punto di vista dell'impostazione visiva è bellissima.
arriva già probabilmente al 20°, 30° e via dicendo, che è uno schifo. Una merda. Cioè, perché tutti hanno preso a casaccio, nessuno ha messo un pensiero in quella cosa lì. In quello che stava facendo non c'era un pensiero, c'era lo spirito del dire: io mi accaparro il più possibile perché non lo so che cosa mi succederà domani. Quindi a me ha rimandato molto la logica del mio orticello. Io mi gestisco il mio orticello, di quello che c'è fuori chi cazzo se ne frega, da lì così come mi è venuta, no? E questa è una logica che io ritrovo tanto anche in noi professionisti, mi spiace dirlo. Quindi io mi occupo del mio e poi vabbè il resto chi se ne frega, io penso al mio, questo non è il mio ruolo, questa non è la mia cosa, mi fermo lì, punto. Per fortuna non è sempre così. Il rischio è che diventi questo, soprattutto in una situazione burocratizzata come quella, ad esempio, delle pubbliche amministrazioni. Ma non, onestamente, non succede solo nelle pubbliche amministrazioni, succede anche tra i professionisti privati, ad esempio. La cosa interessante è che, appunto, il protagonista tenta un approccio solo con i piani superiori e inferiori a lui, non gli viene in mente che potrebbe essere fautore di un cambiamento in tutta la torre, o che comunque ci vuole una persona che sia fautrice di un pensiero diverso, perché a volte basta una persona. A un certo punto capisce, perché viene aiutato a comprendere, che per essere fautore di un cambiamento, questo cambiamento bisogna attivarlo, e che non basta, non bastano le parole. Bisogna trovare delle strategie che consentano di attivare il cambiamento. Lui è da solo, cioè non c'è nessun altro se non questa selezionatrice che lo aiuta a fare una riflessione rispetto a come potrebbe attivarsi per. E quindi non vi spoilerò, perché così lo vedete il come lui fa. Ma a un certo punto immaginano, lui trova varie strategie, ne sperimenta varie, perché all'inizio sperimenta una strategia con i piani più bassi, che funziona fino a un certo punto, perché funziona probabilmente con pochissimi piani, poi si va a disperdere quell'idea e quindi non funziona. Ne sperimenta poi un'altra, quando trova un nuovo compagno di stanza, ad esempio, che convince della bontà della sua idea. Sperimenta un'altra strategia, cioè lui non si dà per vinto perché le strategie precedenti non hanno funzionato. Ragiona su che cosa serve per agire un cambiamento reale in una situazione in cui lui è, se volete, esattamente potente quanto gli altri, se non meno di alcuni altri, perché a un certo punto si ritrova anche in un piano molto molto basso. E vive quella che è la situazione del piano basso. A un certo punto attiva una strategia. In questa strategia, che si, diciamo, si rivela abbastanza vincente, lui cambia però modalità di attivare questa strategia, guardando, osservando che cosa funziona di più e anche ascoltando i rimandi che gli arrivano. Per cui inizia con una strategia, diciamo così, come dice Sara, effettivamente basata sulla forza, e poi integra questa strategia basata sulla forza anche con la parola, anche col convincimento, e trova una sorta di, diciamo così, metafora di quello. Non vi voglio svelare il che cos'è, però trova un oggetto da riuscire a far arrivare alla fine di questa, tra virgolette, lotta per il cambiamento, che faccia capire a quelli che stanno in cucina che si è agito un cambiamento, cioè che qualcosa sta realmente cambiando. Ecco, questo a noi ha fatto pensare al fatto che noi ci sentiamo spesso una rotellina di un ingranaggio, una rotellina piccola di quell'ingranaggio, e spesso ci sentiamo frustrati o frustrate
dal fatto di essere piccoli in questo ingranaggio e non poter agire nessun cambiamento. Non so a voi, ma a me quante volte sento da colleghe ma tanto il politico non ascolta, ma tanto quello non ascolta, ma tanto quell'altro non è interessato a quello che dico, tanto ci sono solo interessi politici, tanto ci sono solo interessi economici e via dicendo. Ecco, la logica del tanto quindi a me onestamente neanche a Sara piace, e ci sembra che questo film sia una bella metafora del come la logica del ma tanto quindi non faccio sia perdente comunque, perché magari uno se la può cavare, magari lui dopo i 6 mesi sarebbe uscito. E sarebbe uscito come prima più o meno, tutti gli altri no. Quindi forse dobbiamo chiederci qual è il valore, il principio che mettiamo sopra a qualsiasi cosa, se la nostra individualità o diciamo così anche, ed è, diciamo, entregargli un bene collettivo. Lui non si è dato per vinto, non ha pensato al ma tanto quindi. E questo lo ha portato ad agire tante strategie diverse, più o meno vincenti. Secondo noi la questione è almeno sperimentare, perché non c'è niente di peggio del non sperimentare nulla e continuare a lamentarsi. Se si vuole essere agenti di cambiamento, e il ruolo politico lo si fa anche nel piccolo. Io sarei molto più competente di me in ambito politico, io non lo sono, ma ho sempre creduto che ognuno di noi possa fare qualcosa anche nel suo piccolo per cambiare le cose, chiunque. E io l'ho scoperto dopo aver fatto lotte con l'università e lotte con l'ordine. Volevo fare i grandi cambiamenti e non avevo i mezzi per fare i grandi cambiamenti, non stavo nei posti giusti per fare i grandi cambiamenti. Stavo nel posto per fare dei cambiamenti che fossero nella mia sfera di potere, e ho iniziato a fare quello. Assistente sociale privato è nato così. Abbiamo fatto un cambiamento? In alcuni frangenti probabilmente sì, per alcune persone probabilmente sì, nella professione per alcuni professionisti probabilmente sì. Ecco, io credo che il ruolo politico sia anche questo. Sara magari ce lo dice meglio, ma io non credo che il ruolo politico sia essere un politico. Il ruolo politico è essere agente di pensiero e di cambiamenti propositivi e costruttivi che funzionano, che vanno in porto. Che dici? Voi che dite? Diteci un po' anche voi. Sì, io volevo condividere una cosa. Quando io ho fatto l'esame di principi e fondamenti del servizio sociale, uno dei primi esami che ho fatto all'università, la mia docente era la Betty Neve. E lei aveva un'impostazione, diciamo, veterocomunista, tra virgolette, nel suo approccio, però ci ha dato gli strumenti per tradurre dal convegno di Tremezzo in poi un'analisi della società a partire dal ruolo dell'assistente sociale nella società. Su alcune cose io non ho condiviso l'approccio della professoressa Neve, ma diciamo questa cosa non me la sono dimenticata ed è rimasta dentro di me come un fondamento. Cioè io ho una responsabilità nei confronti degli altri e nei confronti di me stessa, e anche la necessità di guardarmi allo specchio con una certa serenità. Noi lo diciamo sempre, chi vive da solo vede la sua faccia per ultima la sera, non vede la faccia di un'altra persona. Io ho bisogno di andare a dormire sapendo che se potevo fare qualcosa l'ho fatto, non importa che sia una cosa grande, una cosa piccola, l'importante è che io rivendichi sempre il mio ruolo di attore sociale. Spesso mi capita di leggere temi di, abbiamo fatto anche recentemente una diretta su questo, i temi dei ragazzi che si preparano l'esame di Stato, e questa dimensione mi sembra completamente scomparsa nella preparazione universitaria. Cioè ci insegnano, ammesso che ci insegnino, nel senso che io insomma vedo dei ritardi importanti nell'aggiornamento universitario in generale, ma non solo per quanto riguarda la nostra professione in generale. Faccio un esempio: noi facevamo tutta la mia formazione è stata
esame scritto e poi esame orale, esame scritto e poi esame orale. Arrivavo all'esame di Stato che avevo fatto 30 compiti scritti, uno per esame. Adesso, se fai le crocette, arrivi all'esame di Stato che ti sei dimenticato anche come si tiene in mano la penna, sostanzialmente. Cioè, nel senso, c'è un approccio di tipo diverso. Però ecco, anche quando si tratta di temi sulla programmazione, sulla progettazione, sull'individuazione di nuove linee di sviluppo del servizio sociale, eccetera, c'è un'attenzione importante all'attività individuale, all'attività professionale in senso stretto, cioè quella che io svolgo nel mio ufficio, ma c'è una sorta di diciamo oblio rispetto al concetto di ruolo politico. Allora, l'altro giorno, ieri, non mi ricordo quando citavamo la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, abbiamo citato spesso la 833, la riforma del sistema sanitario o la legge Basaglia. All'epoca gli ordini professionali non esistevano, però c'erano dei movimenti sociali, da medicina democratica, psichiatria democratica, di cui gli assistenti sociali facevano parte e nel quotidiano la loro lotta per i diritti dei cittadini era una lotta politica, non era una lotta esclusivamente professionale. Cioè, è vero che il mondo era diverso, però eravamo diverse anche noi. Cioè, eravamo pronte a impegnarci, pronti, pronte a impegnarci perché i valori in cui credevamo, e uso il plurale proprio per un'assunzione di responsabilità condivisa, perché i valori in cui credevamo si trasformassero in leggi a favore dei cittadini che fino ad allora andavano in carcere se abortivano, non potevano divorziare, rimanevano nei manicomi anche se avevano solo problemi di tiroide come me. Cioè, voglio dire, allora io credo che questo ruolo noi dobbiamo riprendercelo e ne parleremo meglio domani con Francesca nella diretta di domani, però questo in cui c'è stata, diciamo, è stato raso al suolo in qualche modo il tessuto sociale, cioè nel senso non raso al suolo in senso fisico, ma diciamo dal punto di vista emotivo, dal punto di vista strutturale, c'è stata una crisi e un tracollo sostanzialmente. Io credo che questa ricostruzione può essere il momento in cui noi davvero tiriamo fuori la parte politica, nel senso migliore e meno deteriore del termine, del nostro ruolo e la agiamo, perché ci sarà bisogno di persone che propongano ricostruzioni, che propongano azioni, che propongano progetti, e noi siamo capaci di farlo, cioè nel senso che abbiamo tutti gli strumenti per mettere insieme le nostre conoscenze, le nostre competenze e avere un pensiero superiore. Il pensiero superiore che mi dice che se io porto in salvo una cosa dalla fame, perché l'esempio del film è la lotta contro la fame, quindi cioè non contro un concetto su cui si può discutere. Se uno muore di fame, mangia anche le interiora del suo vicino di appartamento, perché cioè, questo può succedere. Allora, anche di fronte a un bisogno impellente e non negoziabile, io posso, assistente sociale, come assistente sociale, svolgere un ruolo che è di promozione, di azione, di ideazione e di costruzione di nuove politiche più inclusive e più eque. Sì. Un esempio può essere, in questi giorni ci stanno chiedendo in altre dirette, ad esempio, ci stanno dicendo la fatica di svolgere la professione. E più volte abbiamo detto, ad esempio, in un'altra diretta con Sara, parlando della responsabilità sociale, prendete e andate dal vostro sindaco, fate proposte, scrivetele, mettetele nero su bianco. Se lui non vi ascolta, fatele vedere a tutta la giunta, fatele vedere a quelli di minoranza, cioè andate oltre, usate strategie diverse. Cioè, il ruolo politico, e concordo perfettamente con quello che diceva Sara, non è fare
bene il proprio lavoro. Fare bene il proprio lavoro, farlo il ruolo professionale. In maniera ottima è essere professionisti e svolgere il ruolo professionale. Quello che io intendevo prima, quando intendevo nel proprio piccolo, non è stare nell'ufficio o andare a fare le riunioni in un certo modo e far bene quello che dovremmo fare. Quello è il nostro compito e fa parte del ruolo professionale in senso stretto, come diceva Sara. Poi c'è un ruolo professionale di tensione riformistica che ci siamo proprio dimenticati. Io l'ho riscoperto banalmente studiando, non principi alla mia epoca, ma studiando per, quando ho fatto la docente di principi e fondamenti, studiando le biografie dei pionieri del servizio sociale. Il nostro ruolo è quello, prendere e andare a parlare con le persone, prendere e far passare un'idea di questo è equo, quindi lo potremmo fare in questo modo qua. Tu non mi vuoi ascoltare, vado a cercare qualcun altro, vado in giunta, ma poi il sindaco mi fa la lettera di richiamo. Pazienza, decido se assumermi il rischio di una lettera di richiamo, perché per me è più importante l'altro principio, perché questo fa parte dell'autonomia professionale. L'autonomia professionale non è solo quando ci fa comodo per scrivere quello che riteniamo opportuno scrivere in una relazione, o perché vogliamo fare il colloquio così o non così, o perché vogliamo lavorare o non lavorare con uno psicologo o con un educatore. È questa roba qua l'autonomia professionale, far sentire la nostra voce in una maniera appropriata, con degli strumenti pensati, non così a casaccio, argomentando le nostre idee. Vorrei questo e credo che sia opportuno questo per questo e questo motivo. A me è capitato anni fa, quando in uno degli ultimi lavori che ho fatto come assistente sociale in un comune, in cui io ho sempre avuto l'idea dell'assistenza domiciliare familiare, ma soprattutto di un'assistenza domiciliare, tra virgolette, anche esterna. E quindi un'assistenza familiare, ma non così tanto domiciliare. E volevo fare gruppi di ragazzini e genitori sulla parte educativa. E mi diceva, ma non c'è spazio, ma non c'è questo, ma non c'è quell'altro. Quindi costantemente il problema, tutto problema, santo Dio. Ce l'abbiamo fatta alla fine, c'era una stanza, siamo andati a rompere le palle al sindaco e al dirigente così tanto che solo per non sentirci più parlare ci hanno dato una stanza, dicendoci però ve la organizzate voi. Va bene, abbiamo fatto una cosa per quella comunità, di cui quella comunità ha iniziato a parlare, e il servizio sociale ha assunto una dimensione in quella comunità diversa solo per questa stanza utilizzata diversamente, che era vicina a tutta una serie di esercizi commerciali, e quindi tutti vedevano quello che facevamo con i ragazzi. Ho pitturato io la stanza, sì. È così. No, il mio scopo non era farmi dare i soldi per pitturare la stanza, mi sono fatta dare la vernice da mio padre, perché la vende, me la sarei fatta dare da un altro commerciante, chi se ne frega. Lo scopo non era avere i soldi per quella cosa lì, lo scopo era far capire che c'è un modo diverso di fare le cose e di far vedere come si possono fare le cose in maniera diversa. Quindi sì, possiamo fare tanto nel nostro piccolo se muoviamo il culo e se usciamo dal nostro ufficio. Volevo riprendere quello che giustamente dice Valentina, che dice che da quando ha imparato il concetto di sfera di potere al corso di coaching lo applica sia nella professione che sia nella vita privata. Benvenuta, è meraviglioso, perché il concetto di sfera di potere è veramente un concetto potente. E parliamo quando, non mi ricordo più, quando facciamo, domenica forse, domenica alla diretta del il coaching dei calci in culo. Esattamente, infatti lei dice, quando mi sembra di non poter fare niente, mi fermo e mi chiedo che cosa posso fare in concreto in questa situazione, e questo aiuta ad essere proattivi. Io volevo fare una precisazione, perché a volte ricevo dei feedback rispetto a quello che diciamo. È ovvio che quello che io e Elena diciamo in questo momento è quello in cui crediamo, è come noi esercitiamo o vorremmo esercitare o ci capita di esercitare nella professione e fuori dalla professione. E io ad esempio mi occupo di sviluppo di comunità, e quindi non lo faccio per professione, però insomma me ne occupo nel mio tempo libero, che è moltissimo come vedete, e
ci sono delle situazioni in cui è difficile e noi non crediamo che tutti debbano domani prendere lancia in resta e andare a scazzarsi col sindaco che li licenzia o con il capo servizio che comunque non ti dà nessuno strumento per fare niente e vivi lavorando in una situazione di burnout. Cioè, noi non è che non sappiamo che esistono queste situazioni e che in quei casi è più difficile riuscire a far emergere ma c'è anche una sofferenza più grande perché tu vedi l'ingiustizia e non hai neanche il margine di spazio per ribellarti all'ingiustizia e all'iniquità a cui sei di fronte. Io quando ho fatto il tirocinio l'ho fatto in un comune che poi è diventato un comune leghista, alla mia epoca era ancora un comune tra virgolette democristiano e ho giurato a me stessa che non avrei mai fatto l'assistente sociale in un comune perché io di rendere conto a un sindaco che non sa un cazzo, scusate il termine, perché non è un tecnico. Non avevo nessuna intenzione, non sarei mai scesa a patti con questa cosa e ho deciso di non fare l'assistente sociale per quello e per altre ragioni. Però diciamo, quello che noi vorremmo passasse, penso che Erika sia, che Elena sia d'accordo su questo, è che ci sono delle prospettive che ampliano l'orizzonte e ti danno respiro, cioè nel senso che anche in una situazione in cui tu questa cosa non la puoi fare, pensare che ci sono state delle persone che l'hanno fatta prima di te, che ci sono riuscite e che se trovi un cacchio di spazio tra la porta e il muro, ci puoi mettere dentro il piede, puoi tenerlo aperto, è un modo per noi di respirare. Allora, è difficile per tutti, per alcuni è più difficile perché lavorano in situazioni dove non c'è questo tipo di possibilità, però il fatto di sapere che può esistere, invece di essere un elemento di frustrazione, noi speriamo possa rappresentare un elemento invece di respiro, di dire ok, c'è un orizzonte di senso al quale posso aspirare. È difficile, ma ci posso aspirare. Sì, io per chiudere, io ad esempio a differenza di Sara in realtà in comune sono sempre stata piuttosto bene, mi sono sempre occupata di minorenni e di famiglie, ma in comune ci sono sempre stata bene, perché ad esempio a me invece piace esattamente quello che a Sara non piace, cioè io adoro parlare con persone che non fanno la mia professione, perché mi aprono la testa da morire, mi fanno vedere prospettive completamente diverse e mi aiutano a, come dire, assumere punti di vista diversi, anche quelli che non mi piacciono, chi se ne frega. E ho sempre adorato parlare con i politici, ho sempre adorato parlare anche con le forze dell'ordine, che non vuol dire che di mio mi piaccia sentire cose che non condivido, ma ho sempre trovato che il ruolo nostro dovrebbe essere quello di imparare ad essere traduttori per gli altri dei bisogni sociali. E a me è sempre piaciuto tantissimo, ad esempio, questo aspetto. E devo dire che trovare strategie diverse, una strategia, ad esempio, che spesso mi capita di usare, perché ho a che fare con appunto politici, con i giudici, ho a che fare tantissimo, avevo a che fare tanto con, anzi, ho a che fare tantissimo con le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, polizia municipale, è comunicare in modo che per loro capiscano che quella cosa lì sia un vantaggio anche per loro, perché nessuno si motiva in qualcosa che non trova vantaggioso, nemmeno noi. Questo deve essere chiaro per tutti. Cioè, quelle persone, le altre persone, non è che sono sbagliate perché la pensano in maniera diversa da noi o perché hanno delle idee diverse. Fanno riferimento a degli assetti mentali, soprattutto a degli assetti, diciamo così, di interessi diversi dai nostri. E questo è normale. Quindi, se noi riusciamo a far passare l'idea che abbiamo con argomentazioni chiare e adeguate per la comunicazione a quella persona lì, allora possiamo ottenere qualcosa, altrimenti a muro contro muro non serve a niente mai. Questo è un po', non so i commenti che stavano arrivando, anche io non trovo molto bene. La trasversalità e il rapporto con la cittadinanza e la società civile mi stimola moltissimo. Sì, io Ciao credo che ad Loresca. esempio
il servizio sociale in comune sia il luogo dove poter fare veramente, questa è la mia idea, dove svolgere veramente il ruolo politico. Difficilissimo, sicuramente è sempre più difficile, sicuramente è il luogo privilegiato per poter fare questo, non è sicuramente in un servizio privato, in una cooperativa, per tanti motivi è sicuramente lì il luogo dove fare questa cosa. Sì, concordo, mettere per iscritto valutazioni proposte, anche se lentamente, produce piccoli cambiamenti anche in organizzazioni molto resistenti al cambiamento, aiuta. Concordiamo tantissimo, Valentina, assolutamente sì. Non ho dubbi. Poi domani, no, domenica vi parlo della sfera di potere, visto che Valentina e Sara hanno così declamato la sfera di potere. Ma a me, al di là del ruolo politico o meno, a me la sfera di potere ha proprio cambiato la vita. Cioè ha cambiato l'approccio che avevo alle cose, aiutandomi a passare dai problemi alle soluzioni. Anzi, più che alle soluzioni, dai problemi alle possibilità, alle opportunità, ed è uno strumento fantastico, particolarmente costoso, perché vi serve soltanto un foglio di carta, una matita e il vostro pensiero, basta. Anche con medici, infermieri, psicologi è fondamentale fare da traduttore dei bisogni. Sì, tra l'altro Valentina lavora in un centro di salute, no, in un SERD, credo. Sì, SERD o SERT, dipende dalle regioni. Ok, non so Sara se vuoi fare una chiusa tu. No, non so, beh, diteci, fateci sapere se avete trovato centrata questa cosa sul film, perché a noi ha ispirato questo, però noi siamo un po' tarate, cioè lo sappiamo, e quindi magari in realtà il film non c'entrava un cazzo e ci siamo inventate noi questa cosa, però in realtà ci aveva ispirato, e ci aveva ispirato anche rispetto alla situazione contingente e un po' anche al nostro caratteraccio, che ci aiuta molto a non stare mai zitte, e soprattutto di fronte alle situazioni complesse e alle ingiustizie palesi. Ecco. Va bene, allora noi vi ringraziamo, stasera sono stati un po' meno probabilmente. Perché è venerdì, siamo tutti a ballare. Io non so voi, io sono cotta. Allora, spesso mi sono trovata, credo Federica, spesso mi sono trovata a scontrarsi con sindaci e forze dell'ordine, perché spesso non conoscono quello che facciamo e i bisogni della cittadinanza che ne percepiamo. Sì, ad esempio, io mi sono scontrata tante volte con i sindaci, anzi non vorrei dire scontrarsi, confrontarsi è sano. Che gli altri abbiano idee diverse dalle nostre è sano. Io mi preoccuperei se tutti avessero le mie idee. La questione è che se noi pretendiamo che sia l'altro a capirci, stiamo già perdendo in partenza. Siamo noi che dobbiamo riuscire a farci capire dall'altro, e se l'altro non capisce, spesso è perché noi non ci spieghiamo in una maniera che sia comprensibile per l'altro. La comunicazione è sempre a due, ma è, questa è la, come dire, lezione di comunicazione base, è responsabilità del mittente far arrivare al destinatario la comunicazione in maniera chiara, il più possibile chiara e comprensibile per quella persona. Le forze dell'ordine hanno un mandato diverso dal nostro. Se noi non capiamo questo, ecco, nel webinar ad esempio che faremo sul lavoro di rete, questo sarà il nodo focale. I vari soggetti della rete hanno mandati e hanno paradigmi concettuali di interesse completamente diversi dal nostro. Finché non capiamo questo, pretenderemo la comprensione e non la cercheremo con l'impegno nostro del comunicare. Non ho visto il film che guarderò, ma grazie mille della riflessione, veramente utile e interessantissimo rispetto alla professione. Grazie Francesca. Grazie. Non guardatelo di notte. Non guardatelo di notte, è un po' splatter in effetti. Allora, vi ringraziamo tutte, vi salutiamo e andiamo a iniziare il nostro weekend. Ma domani con Sara, Francesca ed Erika, e domenica ci rivediamo anche noi. Ciao a tutte, grazie. Ciao.